Territorio bresciano al setaccio, in stazione altra operazione ad alto impatto, in provincia controlli a tappeto dei carabinieri. Da lunedì arriva il freddo, temperatura in picchiata e le belle giornate faranno spazio a pioggia e neve a bassa quota. Il GTM di Rezzato è ufficialmente riaperto da sabato, al via la programmazione anche di film. La Enel Brescia sigla la sua 13ª vittoria consecutiva, Strasburgo batte i padroni di casa e passa il turno. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide. La fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da oltre 125 anni, vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Benvenuti alla nostra edizione serale del telegiornale. Allora, la cronaca in primo piano, come avete sentito, e c'è una reazione da parte delle forze dell'ordine sul territorio bresciano in fatto e in termini di pattugliamento. Altra operazione ad alto impatto, così viene definita, quando ad intervenire sono un po' tutte le forze di polizia, quindi polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale insieme. È stata un'operazione ad alto impatto nella zona della stazione di Brescia e immediate vicinanze. Vediamo il bilancio. Nella serata di mercoledì, nell'area della stazione ferroviaria in diverse zone della città, si è svolto un altro servizio interforze chiamato ad alto impatto. L'attività coordinata dalla Questura e voluta dal Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha visto impegnati equipaggi di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, anche con unità cinofila e Polizia Locale del Capoluogo. In tutto sono state identificate 332 persone, sono stati controllati 58 veicoli, due dei quali sanzionati, e tre esercizi pubblici. Durante questo servizio la Guardia di Finanza ha sequestrato ben 62.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza, altri 186 prodotti che non rispettavano le leggi di sicurezza dei tessuti e 22 giocattoli contraffatti. Gli agenti della Polizia di Stato hanno infine identificato un 25enne senza documenti, risultato poi irregolare sul territorio nazionale. È stato denunciato e invitato in questura per regolarizzare la propria posizione. Carabinieri invece hanno effettuato controlli a tappeto in provincia. Tutte le compagnie della provincia hanno eseguito controlli straordinari. Vediamo. Non solo alto impatto in città, ma controlli a tappeto anche in tutta la provincia di Brescia. Impegnate le compagnie del nostro territorio che con il supporto di militari in borghese hanno effettuato posti di blocco lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati. Durante il servizio sono state controllate oltre 400 persone, circa 300 veicoli e alcuni esercizi pubblici. Tre le situazioni più emblematiche che hanno permesso di sventare due furti e anche una truffa. Nel primo caso è finita in manette una 28enne di origini bulgare che in un supermercato di Castelmella aveva sottratto 350 euro in contanti dalla borsa di un'anziana cliente. I militari del radiomobile sono riusciti a recuperare il maltolto per poi restituirlo alla legittima proprietaria. Alonato, le divise sono invece riuscite a intercettare un'auto segnalata perché in uso a persone già note per furti messi a segno in passato. Questi si stavano girando a piedi per le vie del centro e alla vista dei carabinieri hanno deciso di fuggire. Le ricerche sono attualmente in corso. Infine, a Verola Vecchia, nella frazione Monticelli d'Olio, i militari hanno sventato una truffa del finto maresciallo dei carabinieri che chiede soldi telefonicamente a un'anziana signora. I complici, già avvicinatisi all'abitazione della donna, si sono dati alla fuga. La cronaca con l'incidente di Milzano, nel quale un uomo è praticamente morto sul colpo. Non c'è stato nulla da fare per un uomo di 62 anni che attorno alle 18 di ieri è uscito di strada con la propria auto a Milzano sulla strada provinciale 64. L'ipotesi più accreditata al momento è che possa aver patito un malore mentre rincasava. Il veicolo, senza frenare, sarebbe infatti finito nel fosso che affianca la strada, terminando lì la propria corsa. A nulla è servito l'intervento del personale di soccorso del 118, giunto sul luogo con ambulanza e automedica. Inutili anche le manovre di rianimazione. Per lui, purtroppo, non c'era già più nulla da fare. Le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia Stradale, erano presenti anche le squadre dei Vigili del Fuoco.
L'abbiamo detto anche nei titoli del nostro telegiornale di questa sera, perché insomma il bel tempo ci accompagnerà ancora domani e domenica, ma poi attenzione perché è in arrivo una perturbazione che è su tutta l'Europa e coinvolge anche la nostra nazione, l'Italia, in particolare l'Italia settentrionale, con temperature in picchiata, ma soprattutto pioggia e anche neve a bassa quota. Trebi meteo. Il piccolo vortice di bassa pressione transitato da nord a sud sta portando ancora gli ultimi fenomeni sulle regioni meridionali, mentre il tempo è già migliorato sul resto d'Italia. Avremo infatti un weekend sostanzialmente con tempo buono, specialmente nella giornata di sabato per la rimonta di questo promontorio di alta pressione. Però ecco che domenica comincia ad approfondirsi questa vasta area di bassa pressione sull'Europa centro-settentrionale, che comincerà a portare maggiore umidità anche sulla nostra penisola, con tendenza ad aumento delle nubi e anche qualche piovasco sui versanti tirrenici. Intanto il clima è piuttosto frizzante: al mattino le minime scendono già vicine allo zero, localmente anche sotto in pianura padana e nell'area interna del centro. Le massime sono sostanzialmente in media con quelle che sono le temperature stagionali, infatti sono generalmente comprese tra i 10-13 gradi del nord e i 15-18 gradi del sud. Per quanto riguarda poi la prossima settimana, questa vasta area di bassa pressione tenderà ulteriormente ad approfondirsi e ad abbassarsi di latitudine, andando a interessare anche il Mediterraneo e l'Italia. Dunque il tempo si prospetta decisamente più dinamico, con occasione per qualche nuovo fenomeno. Ma per tutti i dettagli vi rimando all'app di Trebi Meteo. E visto la situazione e l'arrivo della neve, c'è già il piano neve, ovviamente la provincia l'ha già attivato. Con l'abbassamento delle temperature è scattato il piano neve della provincia di Brescia, che riguarda circa 2.000 km di strade, compresi rampe, svincoli e intersezioni. Il territorio provinciale è suddiviso in 22 zone, raggruppate in 8 lotti di altrettanti appalti per lo svolgimento delle manutenzioni ordinarie nel corso di tutto l'anno. Nel periodo autunnale-invernale, quando le strade sono potenzialmente più pericolose, sorveglianti e cantonieri tengono monitorata la situazione e in caso di necessità sono pronti ad intervenire 24 ore su 24. Le squadre provvederanno alla salatura delle strade con particolare attenzione alle zone in ombra, viadotti e ponti. L'operazione sarà ripetuta nel caso di ulteriori abbassamenti della temperatura nottetempo. Ogni operazione in ogni singola zona comporta un consumo di circa 18-20 quintali di salgemma. Inoltre, in caso di previsione di nevicate, gli addetti interverranno per lo spargimento di salgemma misto a sabbia e si attiveranno le ditte appaltatrici per lo sgombero della neve. Qui è previsto un utilizzo di 1.500 quintali di salgemma misto a sabbia per ogni uscita. Il piano neve della provincia, valido fino al 31 maggio prossimo, impegna complessivamente 16 sorveglianti, 28 cantonieri, oltre al personale delle 10 ditte appaltatrici, con un totale di 150 mezzi operativi. E parlando della stagione invernale e di turismo, fra l'altro, pare che le previsioni non siano poi così rose. Vediamo. Le previsioni per l'imminente stagione invernale segnano un andamento in lieve ribasso dei flussi turistici in Italia. Secondo le stime di Demoscopica si parla di 26,7 milioni di arrivi e 78 milioni di presenze, con un decremento rispettivamente pari all'1,8% e al 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'andamento dei flussi rispetto al 2019 sarebbe stabile per gli arrivi e in crescita per le presenze. I movimenti turistici nel bel paese potrebbero generare una spesa turistica di 20 miliardi, registrando una contrazione pari al 4% rispetto alla scorsa stagione invernale. Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia sono le mete più attrattive grazie alle infrastrutture e per la lunga tradizione nel turismo bianco. Umbria e Toscana invece si distinguono per la loro offerta culturale e naturalistica, attirando turisti alla ricerca di esperienze autentiche. Le regioni del centro-nord, come Emilia-Romagna, Lazio e Marche, mostrano un appeal turistico medio, sostenuto da eventi locali e offerta culturale. Nel mezzogiorno l'appeal invernale è più basso, poiché queste zone sono più attrattive come destinazioni balneari. Ciò nonostante, alcune località sciistiche hanno il potenziale per attrarre appassionati di sport invernali in alternativa alle destinazioni alpine del nord.
La politica ora con il bilancio di previsione del comune di Brescia per il 2025, è un comune che sicuramente soffrirà per tagli annunciati di trasferimenti dallo Stato, ma Brescia insomma potrà mantenere, come dice lo stesso assessore al bilancio Marco Garza, elevati standard di servizi grazie a proprio a fondi propri. Un taglio del trasferimento di fondi dallo Stato di 1.432.000 euro nel 2025, 889.000 euro nel 2026, 895.000 euro nel 2027, un totale di 3.216.000 euro in tre anni. Sono i dati della spending review che il governo ha annunciato ai comuni italiani. Ad annunciarlo è l'assessore al bilancio del comune di Brescia, Marco Garza, che sottolinea come sia necessario considerare che nel disegno di legge di bilancio 2025 sarà previsto anche un ulteriore contributo a carico degli enti locali, sotto forma di accantonamenti obbligatori di risorse correnti, ad oggi però quanto non è noto. Entrando nel merito delle previsioni 2025, nel complesso le entrate del comune di Brescia sono stimate in 352,8 milioni di euro, risorse, sottolinea la loggia, che consentiranno anche per il prossimo anno di mantenere elevato il livello dei servizi. Alessio Rinaldi è stato confermato la presenza dell'autorità di bacino dei laghi di Seo, Endine e Moro. Una serata importante per il territorio, ancora una volta un territorio unito, tutti i 22 comuni presenti, quindi tutti i soci erano presenti e tutte le votazioni all'unanimità. Direi davvero un grande momento di responsabilità da parte di tutti per proseguire nel buon lavoro fin qui fatto. E naturalmente gli obiettivi saranno quelli di continuare sulla strada percorsa. E tutti insieme abbiamo ottenuto dei grandi risultati, in particolare su aspetti e temi che non sono direi propriamente di competenze dell'autorità di bacino, ma che si è fatta e continuerà a farsi garante, direi, delle problematiche del territorio e delle esigenze del territorio. Quindi la strada è tracciata, particolare direi importanza naturalmente nel proseguire nella svolta green sul nostro trasporto pubblico locale. E naturalmente anche l'importante aspetto del tema ambientale, quindi in accordo naturalmente con gli enti preposti, le province di Brescia e Bergamo, Regione Lombardia e naturalmente il Ministero. Quindi direi una strada tracciata dall'ultimo quinquennio che proseguirà direi su questo importante sviluppo del nostro territorio. Rimaniamo in provincia, ma ci spostiamo a Rezzato, perché ieri sera ufficialmente è stato inaugurato il CTM, il cinema teatro storico a Rezzato, dopo 6 anni di chiusura. Era già di fatto stato aperto all'inizio dell'anno, ma da sabato il via ufficiale anche con la programmazione dei film. Brindisi per il CTM! Per me è stata una riconquista di uno spazio che da per 6 anni è stato chiuso, quindi è stato fondamentale, è stato molto molto difficoltoso fare questa riapertura, però ce l'ho fatta, diciamo così, semplicemente, ce l'ho fatta. Ripartiremo anche appena saranno finiti i lavori tecnici per poter fare dei concerti più impegnativi, ripartiremo anche allora con spettacoli, concerti più impegnativi che adesso non possiamo, tecnicamente non possiamo fare. Però la cinema? Cinema sicuramente, cinema, partiamo appunto, partiamo sabato col film Vermiglio, film bellissimo, Leone d'Oro, Leone d'Argento a Venezia, e poi potremo il weekend successivo faremo 3 film su donne indipendenti in occasione anche del 25 novembre e poi partiremo con la programmazione solita fissa 5 sere a settimana. Siamo molto orgogliosi di questo risultato e ci tengo anche a dirlo ancora una volta ai vostri microfoni, grazie davvero al CPS, a Santo Bertocchi, la cui determinazione insieme al nostro lavoro è stata fondamentale per arrivare a questa riapertura. Il CTM è stato ristrutturato negli ultimi anni, l'apertura ufficiale è stata fatta nel gennaio 2023, il passaggio di oggi però è un passaggio importante perché torniamo a dare vita a questo posto, torna il cinema al CTM, una delle sue vocazioni più importanti degli ultimi anni, ma come giustamente si ricordava grandi nomi della musica sono stati lanciati proprio su questo palco, insomma è una bella serata per tutti i rezzatesi. Brevissima pausa e poi c'è lo sport, rimanete con noi.
Centro commerciale Rondinelle ti conquista ad ogni acquisto. Situato in Roncadelle, è un elegante complesso con spazi ampi e accoglienti, una vastissima gamma di opportunità per i tuoi acquisti. Centro commerciale Rondinelle, emozioni di shopping. Buonasera agli amici sportivi, allora partiamo dalla pallanuoto perché insomma è un bel momento per la N Brescia, 13esima vittoria consecutiva tra campionato ed Eurocup a Strasburgo e questa vittoria ha significato anche il passaggio matematico del turno. Come era nelle attese è stata una partita tirata, una vera e propria battaglia, ma alla fine la N Brescia è riuscita in volata a superare gli avversari dello Strasburgo battendoli a domicilio per 13-16. Un successo che, complice la sconfitta shock dello Jug con l'Apollon, vale il primato nel girone con annesso passaggio del turno. Questo porterà i Leoni anche un sorteggio, almeno sulla carta, più morbido. Tante le espulsioni del match, dopo Gito terminano la partita per fallo grave anche Guerrato, Balzarini e Gianazza, al quale viene inoltre fischiata una brutta che lascerà i Leoni in inferiorità per due interminabili minuti. Nonostante tutto però arrivano i punti necessari per staccare il pass. Sapevamo già dalla sfida di andata che giocare qua sarebbe stato difficilissimo, come si è rivelato in vasca, è stata una lotta a tutto campo, ci hanno fischiato tantissime, forse anche troppe espulsioni, ha detto Gitto dopo l'incontro. Tutti hanno messo il massimo e il loro apporto per questo grande successo, faccio i complimenti a tutti. Soddisfatto anche Dolce, è stata davvero una vittoria di gruppo, ha detto, in una partita sporca e piena di errori. Sappiamo di non aver giocato la nostra migliore partita, ma oggi era importantissimo prendere i tre punti come abbiamo fatto, lottando da vera squadra. Dalla pallanuoto alla pallacanestro invece, perché domenica a Tortona alle 17:30 la Germania affronterà appunto la squadra locale. Le considerazioni prepartite nella conferenza di coach Poeta. Una trasferta molto dura, un'altra, con una squadra con grandi ambizioni, con un roster profondo, fatto di 12 giocatori veri, che onestamente è stata brava, è stata capace anche fino ad oggi di trovare tanti protagonisti diversi in diverse partite, quindi una partita dove sicuramente l'approccio, la concentrazione saranno fondamentali e la capacità di avere chiaro che a differenza di tante altre squadre non ci si può concentrare su uno, due o tre giocatori, ma bisognerà avere gli occhi ben aperti per fare una prestazione importante contro tutti, sapendo le caratteristiche individuali dei singoli. Ci fermiamo qui con questa edizione del nostro telegiornale, non si fermano le notizie che continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, eccolo, è livebrescia.tv, lo leggete tranquillamente dalla nostra app, downloadabile da Apple Store e da Google Play gratuitamente. Le notizie sono anche sui nostri profili Instagram e Facebook e poi sui canali Telegram e WhatsApp, tutto nella nostra app come la diretta del nostro canale 181 del Digitale Terrestre. Grazie per essere stati con noi, per averci scelto. Buona serata a tutti. L'appuntamento con l'informazione è da domani mattina alle 5:30 con Live Mattino. Buona serata.